Buongiorno. Noi non sentiamo, ma mi dicono che invece in sala la diffusione è perfetta, giusto? Sono terrorizzato, diciamo, ecco, I am l'unica terrorized, let me tell you this. parola per iniziare è questa qui, quindi This chiedo is la the vostra only word I comprensione e il can vostro find here. aiuto, Sabatelli, se So I'm puoi asking for your dammi una help. mano. Sabatelli, can you help me? Non è proprio semplicissimo rappresentare una grande organizzazione, It is not easy perché to AISLA represent a big è una organization grande because organizzazione, non ASLA perché lo is a dico io, big organization and this is not ma because I perché say so. siamo davanti a grandi sfide e facciamo But grandi because cose. we are facing big Sarò challenges and brevissimo, big things. perché è molto più importante ascoltare poi Alberto Fontana It will be very important to listen to e Alberto la giornata Fontana intera. in the following the rest of the day. La storia di AISLA The dice story of di ASLA iniziative is concrete. full of concrete initiatives. NEMO, ARISLA, Nemo, ASLA, Centro d'ascolto, l'operazione counseling Sollievo e la centers collaborazione con and l'International Alliance. Cioè noi collaborations with siamo International Alliance. un'organizzazione che si We assume la responsabilità di take rappresentare charge gli in ammalati di SLA. representing Ed è the people una who suffer from responsabilità che a volte ALS. davvero mi crea molti problemi, però And this is a abbiamo, responsibility that I feel very deep. come nell'occasione di cui io credo che quasi la totalità della platea si aspetterà di conoscere meglio, come I think nell'occasione most of you del radico. are Noi, expecting to know è better, 20 anni know dal more about Riluzzolo che Radicut. in Italia non c'era un farmaco che potesse contribuire a... In Italy there wasn't Non è la terapia sulla SLA, ma contribuisce a combatterla, any therapy no? for Questo è certamente ALS, but sicuro. we're trying to fight it. E voglio raccontare la storia per far capire spesso a cosa l'associazione So si I trova want to di tell the fronte. story of what the association is facing. Ci sono stati due amici, anche se spesso There mi were two trattano male, friends. ma ci sono stati due amici che hanno sollecitato AISLA Two a friends who discutere asked della ASLA possibilità di to talk about the possibility, fare la richiesta per ottenere il the Radicut in possibility Italia. of asking for Radicut to be implemented in Italy. Io ovviamente ho coinvolto subito la Commissione Medico-Scientifica, I abbiamo immediately deciso talked to di the medical scrivere ad AIFA association. We talked e di to chiedere, AIFA no, di essere ascoltati and asked e them di to listen to us poter capire se c'erano le possibilità di and far to try entrare to Radicut in understand Italia. if it was Perché questo? possible Perché to introduce sapevamo Radicut in Italy. che c'era sgomento tra gli ammalati, molti andavano in Giappone, We knew that many addirittura alcuni patients would go erano to Japan riusciti ad averlo alla and farmacia del some Vaticano. were able to trace it at the Vatican Pharmacy. E molto spesso, insomma, le famiglie si rovinano dietro Very often families a cosiddetti have farmaci che big poi problems and difficulties to non è find così sicuro this della loro efficacia. drugs In Italia ne and sono they successe di also tutti i don't colori know if rispetto a these questo. drugs are actually efficient. Insomma, è passato il tempo necessario affinché AIFA facesse i dovuti controlli AIFA e took the needed interessasse la loro time to commissione. check Insomma, dopo un if po' di the tempo drug è was stato possibile ottenere il safe Radicut. and if to E, have it ripeto, non bring è it to stato Italy. facile, non è And it stato was assolutamente not facile, easy. quindi ci troviamo di fronte a It was questo not tipo di easy at all. sfide. So E this noi is one abbiamo of the challenges bisogno, we're ho facing. raccontato questa storia per And I'm arrivare saying alla this conclusione del mio because intervento, e cioè che noi abbiamo I would like to bisogno say that della we need collaborazione the di tutto il collaboration mondo che of si all the occupa world. di SLA in Italia, Of di tutte le associazioni, everybody, all the associations that di work tutti i for gruppi di ricerca. the ALS. Il nostro è un mondo spesso che si racchiude, no, in se stesso, dove
Our world is a world that is spesso ci troviamo a discutere tra malati, familiari e ricercatori. We often talk with family, questa with platea patients, oggi doctors, mi fa veramente felice perché è come and se I'm happy to see finalmente all of il mondo sta entra like a pieno titolo nel cosiddetto the mondo ANS normale. World, is e noi di questo part ne abbiamo un bisogno enorme perché davvero this. A volte viviamo come se fossimo isolati. We need this because sometimes quindi we live as if we were isolated. Le nostre iniziative so our initiatives in questo momento mi portano a dare la parola al presidente dell'agenzia di ricerca bring sulla TRA, che noi abbiamo contribuito a costituire e dove sono sicuro che i progetti che sono finanziati, perché questo è stato un'altra situazione di polemica in Italia, ma io sono sicuro che i progetti che vengono finanziati da ANSA sono la ricerca di eccellenza. Ecco, vi ringrazio dell'attenzione e lascio ad Alberto il potere. Ringrazio Massimo perché ci offre la possibilità di riprendere una parola importante, una parola che accompagna tutte le nostre quotidianità, cioè quella della consapevolezza del fatto che una sfida come quella che la SLA ci mette di fronte può essere solo affrontata attraverso un rafforzamento di quelli che sono i legami. Noi oggi siamo, credo, inconsapevoli del fatto che le nostre quotidianità, i nostri momenti che ci hanno spinto questa mattina a stare insieme, a parlare tutto il giorno di quello che può essere il modo di affrontare la SLA, passa attraverso un rafforzamento del fatto che non siamo soli. Ed è l'unico modo che ci può permettere di poter aver immaginato anni fa una giornata come questa, una giornata che ci mette nella condizione di poter lanciare un messaggio forte, che è quello del fatto che dobbiamo essere uniti, dobbiamo essere consapevoli del fatto che da soli non possiamo fare niente, ma allo stesso tempo dobbiamo essere consapevoli del fatto che oggi finalmente possiamo parlare di una ricerca che è veramente in grado di poter dare delle risposte. Noi negli ultimi 4 anni come ARISLA finalmente abbiamo iniziato a investire il 70% del nostro budget in attività che vanno a ricercare una risposta alla malattia. Quando l'agenzia nel 2009 ha iniziato la sua strada abbiamo finanziato per più anni solo ed esclusivamente ricerca di base. Ed è altrettanto consapevolezza nelle nostre attività di ricerca che la ricerca di base oggi non possiamo abbandonarla. Dobbiamo continuare ad investire perché dobbiamo conoscere sempre più i meccanismi, dobbiamo sempre più conoscere quelle che possono essere appunto le informazioni che ci possono permettere di sconfiggere la SLA. Però come ricordava Massimo, oggi finalmente riusciamo a sperimentare nel nostro sistema di presa in carico anche la clinica. Se è vero che il Radicut riguarda poche persone, ahimè, è altrettanto vero che stiamo costruendo una rete di centri clinici in grado di affrontare da un punto di vista clinico, di applicazione anche farmacologico, di quella che potrebbero essere in futuro delle possibilità. E questo non è scontato. Noi abbiamo dei centri clinici in Italia che sono all'altezza delle sfide della quotidianità e dell'assistenza, ma allo stesso tempo, proprio perché dobbiamo essere consapevoli dei nostri punti di forza e dei nostri limiti, dobbiamo altrettanto dirci che dobbiamo rafforzare la rete dei centri proprio nell'applicazione clinica e nella ricerca di base. Noi siamo convinti che nel nostro paese c'è la necessità di clinica che sappia fare ricerca e questo purtroppo non è scontato.
e credo che Aris abbia la necessità di farlo e lo può fare soltanto coinvolgendo un popolo, coinvolgendo, come ha fatto la nostra agenzia, oltre 270 ricercatori. E anche questo non è scontato in una malattia rara, in una malattia che coinvolge poche persone. Avere l'idea che ci sono 280 persone, soprattutto giovani, e questo è un altrettanto elemento importante, che tutti i giorni pensano alla SLA e cercano il modo per sconfiggere la SLA, credo che sia il miglior messaggio che possiamo lanciare in questa giornata. Importante, sì, per Arisla, ma è importante soprattutto per questa comunità che ha deciso di non piegarsi di fronte alla disperazione, ma ha deciso di alzare la testa e di dire che il male non è la parte centrale della nostra esistenza, ma anzi è l'elemento fondante per cercare il bene. Ma questo lo si fa solo attraverso dei meccanismi di partecipazione sinceri, trasparenti, quelli che ci possono permetterci di dire quello che ci piace e non ci piace, quello che ci permette di dire alle istituzioni che abbiamo bisogno di poter raccontare i nostri momenti di solitudine e allo stesso tempo quelle che sono le nostre idee rispetto all'inclusione e alla partecipazione attiva anche di chi limitatamente viene definito malato, perché prima di tutto rimane sempre un cittadino attivo della nostra Repubblica e del nostro Paese e quindi un patrimonio. Come lo è stato nel racconto di Massimo, appunto persone, cittadini italiani che si sono mossi, che hanno raccontato quello che hanno letto, che hanno chiesto ai ricercatori internazionali come abbiamo fatto noi, abbiamo la fortuna di avere qui i migliori ricercatori di SLA internazionali, di raccontarci quella che è la loro strada e noi vogliamo far parte di quella strada, perché sappiamo appunto che nonostante immaginiamo la mattina quando ci alziamo, di essere soli ad affrontare questa malattia non è vero, e questo non lo possiamo permettere a nessuno. E credo che questo passi attraverso, come dicevo in precedenza, al rapporto con le istituzioni. Io sono molto felice che l'onorevole Faraone, che è una persona che ci ha ascoltato quando gli abbiamo raccontato la nostra strada sulla ricerca, i rapporti anche difficili che a volte si hanno con le istituzioni, abbiamo trovato una risposta. E anche il fatto che, seppur non presente fisicamente, sia qui attraverso la tecnologia a porci un saluto per noi è un elemento importante al quale do la parola, onorevole Faraone. Lo sapevo. Scusi onorevole, adesso vediamo. Una bella voce di televisivo. Onorevole, il suo mi sa di sì, il suo collegamento o il nostro che non va? Provi un po'. Ecco, adesso è perfetto. Perfetto. Prego. Ciao a tutti. Mi dispiace non essere lì con voi sul serio. Mi avrebbe veramente fatto piacere poter partecipare a questa importantissima giornata per voi, ma io credo anche per il mondo dell'associazionismo e per quel mondo dell'associazionismo che ha costruito un rapporto sinergico con le istituzioni, perché io credo che sia importante costruire collaborazione tra le associazioni che operano nel terzo settore, ma credo anche sia importante costruire lo stesso buon rapporto con le istituzioni. L'esperienza che voi avete raccontato proprio poco fa, proprio un'esperienza concreta di associazioni che hanno posto un problema e che sono state ascoltate da AIFA e che sono state ascoltate fino a prendere un provvedimento concreto. Questa sinergia credo che debba essere mantenuta. Noi abbiamo fatto una riforma del terzo settore che ha proprio l'ambizione di costruire e rafforzare questi legami. Io stesso ho fatto l'esperienza di fondare la Fondazione Italia Autismo. Prima di essere sottosegretario alla salute sono papà di una ragazza autistica e ho compreso che costruire sinergia, costruire contenitori che raccolgano esperienze, che raccolgano idee e la precondizione di far funzionare le istituzioni
It's a good way to make the institutions work well, and I think that Aris has understood it because it's a mettersi in sinergia anche con il mondo della ricerca e favorire i ricercatori che mirano a migliorare le condizioni di vita di chi ha bisogno è l'interesse primario che deve avere un'associazione. Quando si scoprono strumenti che consentono di migliorare la qualità della vita dei cittadini, di chi soffre, credo che questi strumenti siano strumenti da mettere a disposizione il prima possibile la collettività, e le istituzioni pubbliche devono favorire, dobbiamo investire sulla ricerca. Io prima di essere sottosegretario alla salute mi sono occupato di istruzione, di ricerca, di università, e l'idea che destinassimo i fondi del Piano Nazionale della Ricerca in direzione alla scoperta di strumenti come quello che poi è emerso con i Radicut, credo che sia un tema e una questione assolutamente centrale. Naturalmente bisogna investire anche sui fondi a non autosufficienza. Noi nella passata legge di bilancio abbiamo messo risorse aggiuntive, ma non bastano mai, e sappiamo anche come questi fondi sulla non autosufficienza siano gestiti in maniera differente a regione, purtroppo. Abbiamo una Costituzione che in ambito di salute differenzia tanto per regione. L'affidamento alle regioni di queste competenze ha fatto sì che vi siano dei trattamenti differenziati a seconda della regione di nascita, e sono al limite del rispetto alla democrazia e dell'universalità del sistema sanitario nazionale. Noi abbiamo tentato di modificare, sapete, questo titolo quinto della Costituzione con referendum costituzionale che purtroppo è andato male, ma io credo che dovremmo ritentare, perché non possiamo rassegnarci al fatto che ad esempio in Sicilia si decide di non destinare i fondi sulla non autosufficienza a quei temi lì e decide di distrarli per coperture di bilancio del bilancio regionale, o in altre regioni accade la stessa cosa, mentre in altre regioni queste risorse vengono destinate effettivamente per migliorare la qualità della vita dei cittadini. Questo è un elemento su cui dobbiamo tornare a dibattere, soprattutto dobbiamo fare. E poi credo che dobbiamo anche mettere in condizioni le nostre strutture territoriali, coloro che rappresentano il sistema salute nei territori, di poter funzionare al meglio. Voi avete parlato dei centri clinici rispetto al tema dei Radicut, credo che da questo punto di vista dobbiamo sempre più attenzionare e dare strumenti per funzionare al meglio, per snellire anche l'INPS e le sue strutture rispetto al rapporto con tutti coloro che hanno necessità interventi rapidi ed efficaci. Sapete bene che abbiamo aggiornato ultimamente l'EA a livelli essenziali di assistenza, c'è un approfondimento, ma anche lì abbiamo fatto passi avanti enormi sul nomenclatore, ma soprattutto sui LEA. Se voi immaginate che fino al nostro aggiornamento nei LEA la sindrome di Down era ancora considerata una malattia rara, vi renderete conto di come si era fatto l'ultimo aggiornamento un'era fa. Sull'autismo non c'era neanche la presenza di questo tipo di disabilità nei livelli essenziali di assistenza. Ma la cosa più importante è che abbiamo costituito una commissione che di fatto si occuperà di aggiornare costantemente i livelli essenziali di assistenza, senza che dobbiamo per forza modificare una legge e quindi con iter farraginosi lunghissimi. Per cui tutto quello che verrà scoperto in questi anni, anche sulla SLA, sulla SMA, sarà oggetto di introduzione possibile nei livelli essenziali di assistenza in maniera immediata, interloquendo direttamente con il Ministero della Salute, senza dover passare le pene dell'inferno. Per cui io credo che tanti passi avanti sono stati fatti, dobbiamo continuare, e soprattutto dobbiamo continuare con la nostra collaborazione. Io voglio esservi vicino, voglio essere il vostro riferimento, perché credo che il lavoro che voi svolgete è un lavoro indispensabile anche per chi svolge attività istituzionale, e quindi troviamo gli strumenti e i metodi per poter far funzionare al meglio questa collaborazione. Grazie onorevole Faraone. Per noi sono molto importanti, come dicevo in precedenza, le parole, ma soprattutto i fatti che hanno contraddistinto il nostro rapporto. Siamo convinti che l'alleanza appunto tra istituzioni, privato sociale, sia
un punto di forza del nostro paese e credo che il rapporto appunto con lei, AISLA e ARISLA, sia un buon esempio. Permettetemi di ringraziare le università che hanno deciso di collegarsi in questa giornata di lavoro, sono l'Università di Sassari, di Napoli, il Federico II di Padova, l'Istituto Veneto di Medicina Molecolare di Padova, l'Università del Piemonte Orientale di Novara e di Trieste, di Modena e Reggio Emilia e di Verona. Si sono collegati anche i centri clinici di Mistretta della Fondazione Maugeri, di Milano, di Arenzano, di Roma e di Messina. È evidente che io parlo a nome dei soci fondatori dell'agenzia di ARISLA, che sono Fondazione Telethon, Fondazione Caripo. In cartelletta avete un messaggio di saluto e di vicinanza del Presidente Guzzetti, di Fondazione Vialli Mauro e, come ricordava Massimo, il ruolo fondativo da parte dell'Associazione ARISLA. Come dicevo in precedenza, quando abbiamo immaginato l'agenzia, noi eravamo consapevoli del fatto che rappresentavamo una parte della ricerca italiana. È chiaro che l'investimento che noi possiamo fare è limitato rispetto a un insieme di risorse che le istituzioni possono investire sulla ricerca, però ARISLA oggi rappresenta il 25% delle risorse che il nostro paese investe sulla ricerca, sulla SLA, perciò risulta essere determinante, dovrebbe essere il 3%, ma invece è il 25% della ricerca che oggi il nostro paese investe sulla SLA e risulta essere fondamentale rispetto sia alla costituzione di quelli che possono essere le fondamenta per il nostro paese, per la ricerca, ma anche per creare quel ponte che dicevo essere determinante soprattutto nel rapporto con altri paesi. Perciò la nostra agenzia si è voluta dotare di una propria commissione che valutasse i nostri progetti e allo stesso tempo desse un indirizzo a quelle che potevano essere le attività di ricerca. Il nostro advisor board è composto dal professor Apil, da Lucy Brusin, dal professor Dicchi e dalla professoressa Pasinelli, che sono qui presenti e che poi condurranno i lavori della giornata, e per noi è stato nel corso di questi 9 anni di nostra storia sono stati determinanti rispetto agli obiettivi che siamo riusciti a raggiungere. Allo stesso tempo credo che ci sia una consapevolezza internazionale che il nostro Paese può offrire un proprio contributo, e il saluto che ci ha inviato la professoressa Patterson credo che sia per noi molto importante. Prego. Ciao. My name is Rachel Patterson, and I'm the general manager of the International Alliance of ALS and MIND Associations. The Alliance is an international organization. Our members are associations that provide care and services to people living with ALS in more than 40 countries. Through the Alliance, all of these associations come together to improve the quality and life and care for people with ALS on a global scale. AISLA Omlis has been a proud member of the Alliance for more than a decade. So, on behalf of the Alliance, I want to welcome you to Torino to the second annual National Symposium on ALS hosted by AISLA and ARISLA. Today, 400 people, doctors, nurses, researchers, people living with ALS and their caregivers are gathered here, and even more will attend through live streaming. The effort to care for people with ALS and find a cure is global. Our members participate in joint advocacy campaigns
including June 21st, recognized as Global ALS Day. We will only be successful if researchers, clinicians, advocates, and organizations work together across national and regional boundaries to fight this disease. We're proud that Italy is a leader in this effort and an active member of the Alliance. ALS is a complex disease. In fact, ALS isn't one disease at all. It may have many different genetic and biological causes that lead to the same symptoms. Historically, this has made it extremely challenging to find an effective treatment. The pace of clinical trials and research can be efficace e questo può essere frustrante per le persone che vivono con la SLA. Comunque oggi, grazie agli sviluppi nella ricerca per la SLA, i neurologisti, neurologi e i ricercatori possono offrire delle vere strategie per migliorare l'efficienza dei farmaci e degli esperimenti negli farmaci. Oggi stiamo vivendo un momento di speranza perché i ricercatori hanno avuto delle svolte nelle loro ricerche. Abbiamo più test sui farmaci e abbiamo degli strumenti molto più efficienti. Questo è grazie ai fondi e ai finanziamenti. Oggi impareremo di più sulle innovazioni e spero che possiate condividere l'ottimismo che noi abbiamo, che io ho, sul futuro della ricerca sulla SLA. Io vi do il benvenuto al secondo simposio nazionale sulla SLA. Grazie a ISLA e a RISLA per aver reso questo possibile e grazie alle persone che vivono con la SLA, che ci hanno dato coraggio, ispirato e motivato. Insieme siamo uniti nella lotta mondiale alla SLA. Ciao. My name is Rachel Patterson and I'm the general manager. Per noi questo saluto è un elemento, come potete comprendere, molto importante. Very important to receive the salutation. La presenza del professor Petruccelli, che darà the presence of Professor Petruccelli, ai lavori per noi who will start, è un momento molto emozionante, our conference with a lecture. This is very important for us. Se dell'intervento della professoressa Patterson mi rimbalzavano sulle parole what che ha detto Professor Patterson said, e credo che questo I was touched by sia un what elemento she said, che dobbiamo fare nostro. This is the moment. Ora, oggi, this is a moment that momento. Has to become credo ours. Che quello che it oggi is ours. Discuteremo what we will sia talk about today assolutamente vero. Is abbiamo finalmente totally la possibilità true. Di dare un senso alla parola we have the possibility oggi, ora. Of e credo giving che i meaning di oggi to the word ci possono permettere today. Veramente di raccontare forse un cambiamento rispetto we a quello che about a è change, il percorso della SLA. A change and a tutti voi a development lavoro, in the work per oggi, for buon lavoro the anche ALS. Ai presidenti di ISLA che domani proseguiranno i lavori tomorrow, the, e soprattutto un buon lavoro a tutti voi ISLA, per quello che professors will keep on working domenica, lunedì e tutti on, on seguire, Sunday grazie. And on Monday so keep on the good job. Prima di iniziare il lavoro, io volevo before starting the work, I would like to read a few lines from your son's letter. Could you hand it to me? I'm sorry, it's something that I need. Così. Perché volevo chiudere con una domanda ai ricercatori. Allora credo che leggere un po' di righe di questo ragazzo di 19 anni, si chiama Paolo Palumbo. A 20 anni e sono affetto da SLA. Purtroppo sono il più giovane malato di SLA in Italia. Mi spiace non essere lì presente a fare questo discorso in prima persona davanti a tutti.
Purtroppo questo è un momento di forte stress a causa della malattia e anche per i miei impegni personali. Quando mi hanno diagnosticato questa terribile malattia avevo appena compiuto 19 anni. Eppure di fronte a una diagnosi del genere non mi sono mai piegato. Naturalmente ognuno di noi reagisce in modo diverso. Io per esempio, essendo un giovane chef determinato a portare avanti la mia vita e i miei obiettivi, non mi sono mai arreso, nemmeno davanti alla SLA. Continua, e poi di questo parleremo col papà che è qui, però io credo che a Paolo si debba una risposta. Io ho sempre ringraziato Alberto e Mario Melazzini che 15 anni fa mi hanno coinvolto nel loro sogno, che è diventato il mio, ma che è un sogno che bisogna renderlo possibile, e cioè quello di trovare una terapia per questa malattia. Noi abbiamo contribuito molto, Alberto e Mario hanno avuto idee straordinarie, INEMO, ARISDRA, il centro di ascolto, contribuiamo quotidianamente a migliorare la qualità della vita degli ammalati di SLA. Però la partita si vince se arriviamo alla terapia. Allora vorrei proprio dire a Mario ad Alberto che noi dobbiamo fare tutto il necessario, tutto il possibile, a mettere nelle condizioni i ricercatori ad avere la disponibilità appunto per fare il loro lavoro. Però sbrigatevi. Paolo ha 20 anni. Ci sono molti nostri amici che hanno la malattia, che sono un po' più avanti con l'età. È una pugnalata per noi ogni volta dover spiegare, per esempio, per quale motivo il Radicut non può essere dato a tutti gli ammalati. Non è semplice trovarsi di fronte a domande di questo tipo. Perciò rinnovo la domanda. Per favore, sbrigatevi, perché la SLA non aspetta. Grazie. Chiamiamo Petro Ciangia. Adesso noi andiamo giù. Good morning to all of you. My name is Stanley Appel, and I have a very strong interest and a long dedication to ALS, and I'm pleased to see so many of you here today, both from the scientific point of view, from the clinical point of view, and most especially patients and families with a strong interest in ALS. So I have the wonderful honor of introducing our keynote speaker, who for many of us needs no introduction, Professor Leonard Petrucelli, who has made yeoman advances in our understanding of ALS. Opportunità che non abbiamo avuto prima d'ora. E questo è un grande lavoro per quanto riguarda la ricerca del professor Petrucelli sulle molecole, stiamo parlando di peptidi e frammenti tossici. E il lavoro del professor Petrucelli sui modelli animali sono impressionanti, si parla di peptidi e neurotossicità.
that another called GP, another dipeptide, in fact, è stato trovato un nuovo dipeptide GP che è un biomarcatore che ci aiuta a determinare i dipeptidi che hanno, che influenzano what may be going on, and more importantly, progress for the future in therapy with antisense oligonucleotides. So it's my honor and privilege to introduce Professor Petrucelli. Professor Petrucelli. Buongiorno and good morning to everyone. Buongiorno a tutti, è un privilegio essere qui oggi e condividere con voi il mio lavoro, con voi pazienti, curatori, colleghi e tutti voi che siete interessati a questo argomento nel cercare di trovare una soluzione, una terapia per l'ASLA. Sono 10 anni da quando lavoro in ricerca per l'ASLA insieme alla mia squadra. Ci sono state tante belle collaborazioni non soltanto negli Stati Uniti ma anche in Italia, quindi spero che quello che ascolterete oggi sarà apprezzato, perché non è un lavoro singolare ma di gruppo. Abbiamo la speranza che stiamo facendo dei progressi. Ci vuole tempo per trovare nuove scoperte genetiche in questo ambito, e tante di queste scoperte sono di impatto. Ci sono state diverse scoperte genetiche cominciate 10 anni fa. La scoperta di questo gene in particolare, un gene che causa la demenza frontotemporale, e la scoperta di questo gene è stata importante perché nei pazienti che hanno avuto questa mutazione che ha causato la FTD, ci ha portato a capire che una neuropatologia è stata scoperta. Questo è stato identificato e spiega le varie forme di SLA, e quindi è stato un punto chiave per noi in quel momento, perché ci ha aiutato a concentrarci sulla prima forma di famiglia di SLA. And then another protein, un'altra proteina e gene che abbiamo scoperto è questo gene chiamato FUS, è una mutazione. When mutations in chromosome 9 ORF72 was identified, and that was in 2011. Quello è stato il momento in cui è stata identificata la mutazione del cromosoma 9 nel 2009. In this, e così siamo diventati sempre più interessati nell'analizzare questo cromosoma, perché spiega il fatto, il perché di 40% delle persone hanno questo mutamento. Quindi questo cromosoma influenza la mutazione in 40% dei pazienti. Directing our efforts and perhaps targeting therapies for chromosome 9. Quindi abbiamo cercato di trovare delle terapie che influenzino il cromosoma 9. You know, not only does it take time, but I think that we need to do a better approach to finding therapies for ALS. Abbiamo bisogno di trovare un approccio migliore per affrontare l'ASLA, ma non è facile. That take time for us to try to figure out. Ci vuole del tempo ovviamente per trovare le soluzioni. Therapeutics for ALS.
And in part it's because of the fact that despite quello che abbiamo notato è che vi è una mancanza di terapeutica nella SLA e anche nella demenza frontotemporale, perché si tratta di malattie molto complesse. Also, not only is this important for ALS, non soltanto questo è importante, ma ci siamo resi conto che ci sono altre cose che sono fondamentali per poter rendere facili e facilitare, diciamo, i test clinici, come l'identificazione, la validazione degli obiettivi, qual è il vero obiettivo che andrà a cambiare la malattia. Poi bisogna sviluppare gli agenti bioattivi, bisogna identificare chi è a rischio. E poi dobbiamo anche essere in grado di distinguere tra le diversi aspetti sottili della malattia. Bisogna riuscire anche a distinguere appunto tra questi sottotipi e poi a dare una valutazione sui trattamenti e sugli obiettivi dei test clinici. So we've made, and I'll share with you several advances. Ve lo mostrerò, abbiamo fatto una serie di progressi. But I also put this somewhat as a realistic, time frame of how long it actually does take. Tempo, effettivamente, quanto ci vuole? Time is spent on really understanding the disease quanto tempo ci vuole per capire veramente il processo della malattia e identificare magari quali possano essere le possibili interventi. Ci vogliono circa da 1 a 5 anni per l'ottimizzazione preclinica. Quindi bisogna prendere gli obiettivi, fare dei piccoli test biologici, terapeutici e dei modelli. E poi vi è la parte più costosa, che è quella del test clinico, e anche questo può impiegare diversi anni, tra i 2 e i 10 anni. There is no hope. Infine vi è l'approvazione. Professor Petrucelli. The reason is that if we look at che cosa stai dicendo, professor Petrucelli? Cosa si può dire di queste persone che hanno il cromosoma e to the current day where there may be a clinical trial being proposed. Cosa si può fare a livello di test clinici oggi per capire un qualcosa di più su questi nucleotidi? To a period of nearly 7 years, and I think that il periodo che effettivamente ci vuole è quello di 7 anni per capire per avere più informazioni sulla SLA e su altri problemi. Abbiamo cercato di utilizzare dei modelli animali and they're just absolutely critical for facilitating new therapies. Il che è veramente fondamentale per poter cercare e facilitare anche nuove terapie. Il nostro studio comprende sia la risonanza, sia una serie di aspetti fondamentali che possono permetterci di trovare delle soluzioni. Per quanto riguarda i casi sporadici di SLA, abbiamo questa TDP43 che normalmente si trova nel nucleo, ma per qualche oscura ragione che ancora non conosciamo si va a spostare al di fuori e crea una serie di problemi perché è tossica per la cellula. Ma TDP43 è così importante per il funzionamento nucleare in tutto ciò che coinvolge DNA, RNA e processi. Quindi, che cosa succede? Se ci sono cambiamenti nell'espressione, nello splicing. And these are detrimental to the cell. Questo è sicuramente dannoso per la cellula. This is a significant pathological. Si tratta di una questione significativa dal punto di vista patologico. Nel 2011, my colleague at Mayo Clinic and Brian Trainer at the National Institutes of Health co-identified this mutation. I miei colleghi hanno anche trovato, identificato questa mutazione. It was an expanded repeat. Si sono resi conto della presenza di un'espansione ripetuta. Hundreds and even thousands of times within the gene. But the gene is also located
between the coding regions or the introns. And so what happens, ed è collegata e collocata all'interno del gene, present, e dove sono presenti anche i nucleotidi all'interno little, della cella, red or pink dots inside of the nucleus. And this all'interno del nucleo della cellula. This is questo not è, normal. Non è normale. The RNA itself is forming distinct aggregates. Quindi si formano dei degli aggregati distinguibili. We, as a field, and also what we've learned from other ciò che abbiamo appreso. Fields, most importantly, the spinal cerebellar ataxias, which have these repeat expansions. E anche per quanto riguarda la tassia, we knew that ci siamo RNA metabolism and dysfunction resi conto che questi central to the problemi della funzione del metabolismo erano fondamentali per la nostra ricerca. Gene expression on that one mutant or bad allele, that there was this reduction in the RNA. Ciò che abbiamo notato era una riduzione nell'RNA. Is because of the shape of per quanto riguarda la forma dell'RNA, perché questa base di nucleotidi, ci siamo resi conto che questo avrebbe potuto formare delle proteine, una traslazione di proteine. Ora, non esiste, esiste soltanto se vi è quella mutazione genetica. So this just shows questo mostra the fact that there are e permette di supportare il fatto che vi siano dei cambiamenti, delle trascrizioni che avvengono nelle cellule e nel cervello. What genes are being potentially misregulated. And so as you can see here, e quindi come si può vedere qui, that have this genetic mutation, there are gli individui che hanno questi aspetti genetici, queste mutazioni genetiche, are significant changes in particular in cassette exon and intron hanno dei cambiamenti, delle modificazioni importanti compared to what you find to sporadic ALS. So that supported the notion that this was an RNA dysfunction SLA, in part a livello of the familiare mechanism. Non in quella sporadica. So does this abnormal protein translation quindi questa traslazione, questo meccanismo di traslazione anomalo delle proteine avviene realmente a livello genetico? Esiste? What would be the potential proteins that would be generated quale sarebbe from la this mutant, proteina potenziale generata RNA da questo special structures? RNA, and the proteins that would be made would be consisting la proteina of glycine alanine, che viene glycine creata, proline, che glycine cosa arginine. And because of the farebbe, fact that transcription can also occur in the opposite direction, le trascrizioni non possono avvenire nella direzione opposta. In teoria, proline arginine and proline alanine would also la proalinina e la proarginina vengono prodotte. So, what we did was we generated antibodies. Quindi quello che abbiamo fatto è stato di generare this novel protein production, degli anticorpi. Was for real. So our approach was to generate antibodies against all of them. Contro tutti, but that didn't happen. Inizialmente. What did happen was that we generated a very good antibody for one of them, and that was for glycine proline, as shown here. Abbiamo generato per un anticorpo soltanto per la glicina. In cells that are transfected, you can see that the antibody specifically si può vedere quindi detects glycine proline, and that l'anticorpo è in grado di identificare quel determinato aspetto. A Western blot analysis. But what's more compelling, I think for you, is ma ciò che è molto più importante anche per voi è sapere so che cosa accade nel cervello di questi individui, quindi che cosa succede quando si usano questi anticorpi, che cosa accade ai dipeptidi in that you find only in the patients that have the mutation and not for those who are normal or cioè have si any trova soltanto other nei pazienti disease, che simply do not have the genetic mutation. Hanno la mutazione genetica e non negli altri. Brain, quindi questo si fa a restringere su una singola particolare parte del cervello. Just showing here in the hippocampus, cerebellum, qui nell'ippocampo, midbrain, and throughout the brain you find these proteins. Nella parte centrale del cervello. Also tested this in a variety of e quindi abbiamo other testato anche una varietà disorders, di altri ordini di ripetizione. CAG, Huntington's disease, is another repeat expansion that occurs, CAG. And we do not find any immunoreactivity.
Però non abbiamo trovato una reattività. Soltanto i pazienti con mutazione genetica effettivamente presentavano questa caratteristica. And that's shown here by Western blot analysis. And then qui si può vedere questa analisi del cervello umano. However, they all do not exist all at the same level. GA and GP non tutti are by far the most abundant, esistono effettivamente allo stesso GR, livello. And then PA and PR being the least amount. But that doesn't mean that they do not have a role in the disease. It just means that they're hard to detect. Questo che cosa significa? Significa che molti di noi due to the production, but many of us I think believe that it's due to the toxicity of these particular ciò abbia a che fare con la tossicità della ripetizione. Is expressing this genetic mutation toxic? Quindi, and so what we did was la mutazione genetica è tossica. A mouse model in which we could abbiamo creato un modello, un topo, the genetic mutation by overexpressing it. So we were dove abbiamo ricreato to aumentandola la mutazione genetica. So it's much abbiamo visto than what circa is found 66 ripetizioni, quindi molto meno rispetto disease. A quello della malattia umana o del cervello umano. Many of the pathologies you find the RNA foci, those pink si and red dots that I showed you earlier, RNA. And also it produces many of the protein pathology that I also showed you earlier in human disease. So we were very confident that this was mimicking what it should be in the human disease. Where we became extremely excited was the fact ciò that ci ha reso perhaps molto for the first time entusiasti è stato il fatto che per la prima volta abbiamo mostrato delle prove che il TDP43 si trova anche negli animali. Questa è la TDP43 animale, il topo, non quella umana. Quindi in the mouse model, which si può vedere come questa inclusione all'interno del modello del topo. Western blot analysis, you can see that there's this abnormal event of the protein to be phosphorylated, and that also si può vedere che la proteina è stata fosforilata. As well. So why is this important? Perché è così importante? One is the fact that it provides a mechanistic link between chromosome 9 and to TDP43, because that's perché what the una, disease is. Crea un meccanismo but also tra from a perspective of drug therapy, TDP43, that if you're able to find something that could perhaps treat individuals specifically for the C9 mutation, you do not want a therapy se si riesce that a trovare will una only target persona, un the individuo RNA specifico and con the RNA foci genome. Or the RNA aggregates or the dipeptide repeat. You also need to take into account bisogna that anche these tenere individuals have TDP43, conto del fatto che questo individuo debba avere la TDP43, that now I think is patologia del TDP43. Quindi un aspetto importante è questo per poter pensare al futuro delle terapie e dei progressi. We wanted to look at if any of these dipeptide repeats are potentially toxic. Queste ripetizioni di peptidi possono essere potenzialmente you have the RNA, tossiche. And then you have the abnormal cioè protein l'RNA that's being generated. E la proteina so che è stata creata. Generated a mouse model e quindi abbiamo creato anche in questo caso un modello di topo where it forms inclusions inside the cell, very similar to what you find in human disease. Che potesse creare so una situazione simile a quella della a quella umana con un'inclusione. And when you overexpress this gene, quando si this protein, esprime you can see that in mice, di più questo gene, the brain si può vedere you know, shrinks due to neuronal loss. Here are shown si more verifica una perdita neuronale all'interno del cervello. And we believe that GR might be participating e pensiamo in neurodegeneration through a stress granule pathway, which I'm not showing here, si possa portare avanti un cammino che non stiamo mostrando oggi, ma anche per l'inibizione traduzione delle proteine. So as these GR inclusions are made, quindi queste inclusioni di not only in GR our mouse model, sono but also in human brains, fatte we realizzate believe that non soltanto nel and as a result, modello del topo, ma proprio nel cervello umano. Normally a cell with full red fluorescence means that cell has a very healthy and active protein translation. If the cell over here is devoid of that label called puromycin, then it means that the protein process is being inhibited. You cannot inhibit quindi protein
non è possibile avere una traslazione della proteina se non, in circostanze molto particolari. E tutto ciò è molto tossico per la cellula. Quello che è stato anche molto interessante è stato qual è il collegamento meccanico tra il cromosoma 9 e il TDP. RNA itself that is driving the mislocalization of TDP43, or is it these abnormal proteins? And so, in this animal model, despite in questi modelli animali, nonostante la neurodegenerazione e la tossicità, mislocalization, questo non è dovuto alla errata localizzazione, ma il GR non è sufficiente o non è meccanicamente legato al TDP43. Quindi questo è un aspetto importante da capire. You know, it's so important. I think the reason why we have really advanced the field is not only due to the collaborations, but we don't want to be redundant. We need to learn what other fields have been doing. So these repeat expansions have existed, as I mentioned, for other neurological diseases, in particular spinal cerebellar ataxias and Huntington's disease. So this one I wanted to share with you for a number of reasons. Look at the genetic mutation of chromosome 9 associated with ALS and FTD. This is the sequence. And if you look at another disease called spinal cerebellar ataxia 36, the sequence is nearly identical. It's only different by one nucleotide change, a T instead of a G. And this too also repeats itself just as crazy as chromosome 9. It forms hundreds of thousands of repeats. Come il cromosoma 9. So, in addition, is not only do you have a long repeat, quindi, but they are predicted to non also si ha produce soltanto una the same ripetizione lunga, dipeptide repeats ma by coincidence. Ci sono, so in this case here, glycine proline and proline arginine, PR, overlap between these two disorders. But yet, these genetic mutations give queste rise to two mutazioni genetiche danno vita a due patologie, la SLA e la so I think we need to use this as an example to really understand the disease mechanism behind these disorders. I won't go into a lot of detail, non, so I will go somewhat quickly, but it's just important dettagli, to show that this abnormal protein translation questa, also exists for SAC36, where you can produce this glycine proline. If you overexpress the construct in cells, the proteins abnormally accumulate inside the cell and also form fine molecular material. Cellule. And they can also be detected in human brain. Now, this is exceedingly rare. Umano. These mutations are only really found in Japan and in queste Spain, very si small, concentrated areas Giappone, within those countries. But nonetheless, what you can see is that Spagna. There is some GP immunoreactivity in these patients. Possiamo vedere but more importantly una, is that there are quite a few PR inclusions in these presenza di genetic poli-GP. Bases. So I think that this is an exciting in pazienti, in queste aree. For us to understand, but also one clear distinction between them is that un'altra distinzione che vogliamo fare è che pazienti con ataxia spinocerebrale, and what we've shown is that in animals that now are expressing this mutant gene for spinal cerebellar ataxia, presentano and as you questa can see here, mutazione can cause neural degeneration at 6 months of age. E la neurodegenerazione the most important thing that we wanted to show was that they can certainly form mesi. The foci and can produce these protein products, but this is the result that we wanted to really ma get to. Ma questo è il risultato a cui express arrivare. This repeat, se possiamo esprimere questa like ripetizione, what you find for chromosome 9, come abbiamo trovato per il cromosoma 9, before, se esprimiamo questa mutazione si trova il fosfo and if you overexpress the mutant gene for spinal cerebellar ataxia, se lo facciamo per l'ataxia so non again, abbiamo lo stesso risultato really quindi not è more importante about spinal cerebellar ataxia, but using capire it as a mechanism, che possiamo usarlo come un meccanismo such that they give per vedere two different cosa si dove vanno so, a influire queste due ripetizioni. In to questo è stato for, importante for nell'identificare so nuove vie Gittler, per la terapia. Stanford University, and we became very interested in thinking of ways siamo that could potentially
ci siamo molto interessati So this started
in 2012, and we only had 14 patients at the time, but provided with us of a proof of concept. And so we were very fortunate enough to, you know, collaborate not only with our U.S. colleagues, siamo stati but molto also our Italian colleagues in Milano, di, Vincenzo and Antonia, were absolutely critical Milano, to share their samples with us at an early point of the study. And it really helped us advance our progress and development of this assay. Nel so lavoro. Now, once people believed, you know, the scientists and my colleagues really understood that this could have profound impact for the disease, we were able to forge numerous collaborations throughout the world where instead of now only having 14 samples, we now were able to collect 254 patients to really test this question. So we can just focus on the right panel because that's the most important. And that is, if you can readily detect this protein in the cerebral spinal fluid, unlike individuals who are C9 negative. But when you break out this group, right, you can see that this group is composed of individuals who are asymptomatic, so they're disease-free, but have the disease mutation. And then this group here, which are sporadic, that they're C9 positive, but they have the disease, they're symptomatic. And what you can see is that both groups, even if you don't have the disease, you still have accumulation of this protein. So right from there, we knew that there was not going to be any significance of individuals that have this protein, meaning if you had very high levels, it was not necessarily mean that you had a faster disease progression or earlier onset, because asymptomatic patients had it as well. So, in fact, when we looked at all the clinical data, there was no correlation to suggest that there was any significance. So we focused our attention then on, is it possible that if you do target and have a therapy, such as an antisense oligonucleotide, where you're targeting that mutant RNA, that would it serve as a pharmacodynamic RNA biomarker? And so this is the work done by Jeff Rothstein's lab at Johns Hopkins University, and showed that, in fact, you can treat iPS neurons in a dose-dependent manner and get a reduction. And when you treat these iPS neurons in a time course extending out from 5 days all the way out to 20 days, you can see that the glycine-proline peptide takes about 15 to 20 days for it to be reduced about 50%. And this is very important because as clinical trials will go forward with therapies that are targeting the mutant RNA, the RNA can go down very quickly within 1 or 2 days with the antisense oligonucleotides. But it takes about 15-20 days for the glycine proline to go down. So therefore, there will be a timing component. And it's not all that surprising because if you look at glycine proline, it just repeats itself, and there's no signals on the peptide to say it's time to get degraded. There's no special cellular markers such as ubiquitin that will direct it to the cellular protein degradation pathways. So this was very important. We then showed this in our animal model, where we treated animals for 6 weeks. And what you can see here is that animals that were treated with the C9 ASO had a reduction in the number of RNA foci, those pink dots. And they also had a reduction in the brain, but most importantly, if you look in the cerebral spinal fluid of those animals that were treated, that there was a significant reduction in the amount of the protein. And so that really convinced us that if you do have a therapy and you look in the CSF of those individuals, in this case here, these mice, that it will show a good correlation between treatment and what you find in the cerebral spinal fluid. So is there something better that we can use that would potentially predict survival and other clinical endpoints other than the glycine proline? So we focused our attention on neurofilament because the fact that it's a very abundant protein, and it serves as a marker. This is a neuron where
most of the activities are done, but then it extends through these very, very long axons, which are affected in ALS, and terminate with their synaptic terminals. And so the protein is found all along. It's as a very abundant protein, but it is found and can be readily detected as the axons and the neurons are damaged or die. So this was an experiment that we did, and we were fortunate enough to have all the cerebrospinal fluid from all the patients that we did the previous study with. And what you can appreciate first is that when you compare ALS patients to the asymptomatic, you can see that there's a significant difference in the amount of phosphoneurofilament, this protein that's associated with cellular damage, neuronal damage, compared to the asymptomatic. In fact, the asymptomatic, if you're disease-free, you have very, very low levels of it. And in fact, this is the analysis showing here that you can actually discriminate those two groups. And you can also discriminate them with patients that do not have ALS, but have frontal temporal dementia, but also have the genetic mutation. But what we found, most importantly, is the graph all the way to the right, and that is, what does the amount of neurofilament tell you about the disease? And so there was a nominal correlation with disease progression, but what was the most profound result was the fact that if you had very low levels of phosphoneurofilament, your survival was much longer. But if you had very high levels of neurofilament, your disease would be obviously much quicker. So, as we continue to make advances in biomarkers and imaging and therapies that are in the pipeline and are being pursued, I think that there is, you know, a sense of optimism for patients that have the disease, in particular for those that have chromosome 9. So this work could not have been done without not only a team of investigators and young scientists at Mayo Clinic, but also, as I already mentioned, an international collaboration throughout the world. And certainly, as we know how important support is, financial support is for these studies, this work could not have been accomplished without the generous support from the ALS Association, MDA, the National Institute of Health, and Target ALS. So with that, I appreciate your attention, and I'll be happy to answer any questions if time allows itself. Spero di aver... espresso quello che volevate sentire e sono disponibile per domande. Leonard, thank you for that magisterial presentation. Grazie per questa presentazione. Exciting past, present, and even more exciting future. Quindi un futuro ancora più esaltante. If we have any pressing questions, we probably could answer one or two, but I think we need to move on with the program. So, Piero, would you like to ask a question? Programma. Quindi qualcuno vuole fare una domanda? Hi, Len, beautiful as usual. I have actually three questions, but I will focus on one. Ho in realtà tre domande, ma vorrei soltanto ne porrò soltanto una per questione di tempo. Your biomarker studies, penso che lo studio sui biomarcatori e sui neofilamenti è eccetera. Io penso che sia uno studio molto interessante. Ha avuto l'opportunità di vedere anche nei pazienti asintomatici per capire chi poi effettivamente sviluppava la malattia e che cosa è successo per quanto riguarda i dipeptidi degli altri. Validity of DPRs as diagnostic biomarker or a biomarker of disease severity. Si tratta di biomarcatori diagnosticati. Penso che dovremmo guardare a questo fatto, perché un handler probabilmente si potrebbe creare dei marcatori più utili, più interessanti in vitro, in cells, like many other stress. Si potrebbe fare per esempio con una traslazione in vetro. Correct, you only focused on C9 patient. No, we also looked at okay. That one's easy to answer. The sporadic ALS also have a similar profile. The comparison, however,
So the first panel was just focused on C9. It looks very identical to sporadics. La prima parte era tutta concentrata sul C9. The major difference was when you do a comparison of C9 to sporadics, the C9s do have a faster rate of have a lower or faster survival, and that was the major difference between them. E si cercava di vedere la differenza a livello di sopravvivenza tra l'uno e l'altro. We certainly can talk as well. Is following these patients longitudinally. And this becomes absolutely questo critical. Modello cerca di seguire i pazienti a livello longitudinale, when quindi quello a person who is disease free and when they convert. And it's that point. So we do have active che cosa si sa quando la persona è senza la malattia? Part of the target ALS is with three groups that are being collecting, focusing really exclusively on that. The question becomes is that because the disease presents itself as so heterogeneous, their conversion can be very young or can be, individuals who are old. And so that's the only, it's not like SOD1 where you might have a faster rate of progression, but it's absolutely critical. È molto importante questo aspetto. Look at other dipeptide repeats. Possiamo guardare anche altre ripetizioni di dipeptidi. The reason why I believe that glycine proline did not have any prognostic value is because in many systems it has already shown that it's not toxic. It's just a very abundant, very soluble, and I think in this case you're just a useful marker. Penso che in questo caso può essere utilizzato soltanto come marcatore. Thank you very much. We appreciate that. Grazie molte. I think we need to move on penso with the program. Penso che dobbiamo andare avanti con il programma. And we're now going to be discussing three grants and a summary of the contributions in each of these. And the first is going to be presented by Sandra D'Alfonso, and it's on genome-wide analysis of DNA tandem repeats in ALS, the role of repeatome. Estesa al genoma delle ripetizioni, delle sequenze di DNA ripetute nella SLA. Thank you for the presentation. Grazie per la presentazione e per avermi invitata qui a condividere i miei risultati con voi. Ne sono molto felice. Already heard the genetic studies on ALS identified many genes up to 35 genes sono stati in grado di identificare molti geni these genes fino a 35 geni for about 60% costituiscono cases, il 60% dei casi familiari, il 10% dei casi sporadici. Large quote of unknown genes representing the so-called missing heritability. And this missing heritability need to be explored and investigated. Mancata, and with this purpose, we decided to focus on a particular class of sequence variations, the tandem repeat that we have ripetizioni in tandem and finally, nicely heard in the previous presentation some abbiamo anche sentito dire un which are molto an abundant class of tandem repeats in the genome accounting for about 1% of the genome and costituiscono circa l'1% del genoma umano queste genetic and phenotypic variations and are particularly interesting since particolarmente in ALS as well in many other per la neurodegenerative SLA, diseases, ma anche per molte altre malattie neurodegenerative e vi sono in queste mutazioni and why studying tandem repeats in ALS we have already heard that abbiamo già sentito mutation che in the la mutazione frequent, nella maggior parte dei gene, casi dei geni is an abnormal expansion in the S nucleotide in the C9 gene non normale and there is also large expanded alleles in other genes taxin 1 taxin 2 and NIPA 1 causing not as a causative variation, but involved in ALS susceptibility. And moreover, there is also a vulnerability expansion in NOPS 6,
56 and then the causes ALS like phenotype. No, so 56 altogether this data suggests that the actual contribution of repeat expansion in ALS pathogenesis can be much higher than la, the present knowledge, and so can explain the missing eredity. So we oggi decided to perform a systematic genome-wide analysis of standing repeat expansion in ALS pathogenesis by combining NGS techniques, next generation sequencing technique, and novel bioinformatic tool. No reports so far are present in the literature analyzing at a genome-wide level tandem repeat in ALS and as in other diseases, because this analysis particularly challenging. So we decided to accept this challenge and first of all we built a multidisciplinary team. Colleghi, esperti in NGLS and bioinformatics at Milan, and bioinformatics in Pisa, and of course in medical genetics and neurology in my unit in Novara. And to perform a genome-wide profiling per of tandem repeat, we need different ingredients, genomico, different components, di and which are the catalogs. Quali sono we need i cataloghi? Catalog that is a list of tandem repeats. We ovvero have to identify where these tandem repeats are located in genome, how many are present in genome, and the exact location and sequence variation. Then we have to set the NGS, the sequencing platform, and then we have to have the possibility of good algorithms, good tools for the bioinformatic analysis. We contributed during this project to provide important insight in all of these components, and in particular for the catalogs. That is the list of tandem repeats. When we started our project, there was only a small catalog of tandem repeats. So we wanted to produce a new one, and particularly created tandem at the level of gene regions. E quindi lo abbiamo creato, and abbiamo voluto creare soprattutto so a livello we, delle regioni geniche. Abbiamo our Repetals consortium, abbiamo il nostro group, l'abbiamo portato avanti. Catalog of abbiamo creato un catalogo di 300,000 of tandem another catalog tandem. Has been un altro catalogo che published during this project, pubblicato durante il progetto, that nel corso used del as well in the project, and che abbiamo suggesting anche how del this stesso field is important in the scientific community, and this catalog is particularly interesting because it studied many more individuals. The platforms is very important as well. We started a sort of a pilot experiment in target sequencing, analyzing 10,000 known tandem repeats, including the known tandem repeat causing disease. And we analyzed this target with novel algorithms that we developed to analyze data within our consortium. And we focus on two possible scenarios when you have to analyze tandem repeat at a genome-wide level. We are interested in the so-called long repeat expansion, a situation very similar to C9, where the number of the repeat unit is abnormal, thousands of repeat units. And the problem with NGS analysis is that when the repeat is so large, the stretch of repeat expansion is longer, much longer than the read length of the NGS technique.
currently used rispetto at alla present, tecnica at della and we are also interested in the short, so-called short repeat expansion, which are e similar to la TAXIM2, which are in general shorter than the read length, breve, and so more easily analyzed in NGS. Che può essere analizzata and in maniera since semplice at the beginning of our NGS, project, no tools were available. We implemented with progetto, within our consortium, within our research group, two different tools. One of them able to detect also large repeat expansion, a particularly challenge HAIM. E quindi abbiamo and posto two other, un obiettivo particolarmente alto. Tools have been published during the project that abbiamo we pubblicato as well due strumenti nel corso dello studio, della ricerca durante il progetto. L'esperimento pilota mostra a very nice, very high concordance between the the forte genotype concordanza tra we, il genotipo could, achieved with NGS analysis che abbiamo in comparison with the genotyping obtained with traditional methods with a concordance up to 80% and we were able to detect also large repeat expansion in C9 with our NGS approach using the tool developed in within our consortium. So these preliminary results allowed us to see that our approach was sufficiently feasible to go through the analysis of our patients. So e we decided di to perform a sequencing, not only in target sequencing, but a sequencing on the whole genome, a whole genome sequencing. We performed whole genome sequencing on 70 patients, quindi, ALS patients, ampio. And we a livello dell'intero genoma. Utilize the best technique le migliori available, tecniche with a PCR free condition in with a mean coverage of 30x with the reads of 150 base pair and sequencing una copertura and del 30x we wanted to analyze either long and short repeat and our strategy was a phase of discovery lunghe. When we analyze by means of our and literature tools the sequencing of the 70 patients, and then we wanted to obtain the best, the largest expansions in our patients that we volevamo validated in, by nei means of traditional methods, and then replicate the best hits in independent cohort of patients and controls. Replicare la these nuova, are the results of the risultati in un ampio so-called gruppo short di expansions. We analyzing the whole genome sequencing data with abbiamo analizzato gli interi dati a livello analyzing, genomico the tandem repeats present in two different catalogs e le ripetizioni one of our catalog and the other one from the literature diversi cataloghi containing as we can derivavano see, dalla letteratura several hundred thousands of tandem repeats. E we applied two different algorithms, the one developed by our consortium, one from the literature, and through a comparison of case and control, the length of repeat in any of these long list of tandem repeats, we obtained tandem repeats with a larger alleles in patients in comparison with controls that we called outliers agli altri pazienti. And we selected 20 of these hits of the most associated loci or tandem repeat showing a larger expansion in patients in comparison with the controls. Che avevano first una of all, maggiore we espansione. Validated these 20 loci, tandem repeat loci, by means of traditional approaches.
and questi 20 14 loci of them passed the validation. Metodi tradizionali. Again, confirming that the method abbiamo confermato che il metodo è effettivamente strong in our condition. Then we wanted to replicate the results, analyzing the same loci, the same validated loci in a panel of ALS patients and controls independent from the previous studies. Unfortunately, we did not replicate any of these 14 loci. The comparison of the frequency of these large expansions between patients and controls did not reveal any significant association, as we can see here for two of the 14 loci when we compare the frequency of the expanded or larger allele between patients and controls. Verificato regarding la presenza maggiore o minore di alleli all'interno dei gruppi. Starting from the whole genome sequencing data, we abbiamo poi iniziato con i dati, the list of our catalog and applied our algorithm and particularly the novel algorithm implemented by our consortium, which is the only one able to perform a discovery of long repeat expansion at the genome-wide level. And again, we search for outliers, which are loci carrying putative long repeat expansions, very long repeat expansion. And when we say long, I say something similar to C9, espansione, ripetizione lunga, which are present in a small number of subjects. And we identified 14 loci with these features. Con queste caratteristiche. The rationale of the novel algorithm and can I explain if there are time qui later, la, probably. Riguarda, and this is the list of the 14 loci showing putative long repeat expansion. As we can see, there are different chromosome location, different motifs, expanded motifs, and the position in the different genes. And notably, all these genes show an expression in the central nervous system, so represent particularly del sistema nervoso centrale, quindi queste sono novità promettenti. And the validation of these loci and the replication la validazione di questi loci, la loro replicazione è ancora this is in corso. An example of one of these locus, octandal repeat locus, which is the sequence of the reference, the genome of the literature, showing at this locus 8 mostra CCG repeat and then we see locus, the sequence of one of our CCG. Patients showing as you can see as a larger a much larger number of CCG suggesting the presence of a novel expansion in this e questo ci suggerisce che può essere la presenza per so esempio di numerose espansioni through a very challenging the beginning of our project was very challenging because of technical a causa particular technical difficulties and unknown loci and unknown tools available at the very beginning. We succeed in different, we obtain different technical achievements in our project since we implemented two novel algorithms, one representing the only tool able to identify large expansion at present available. Prepare a new catalog of tandem repeat, we show a good correlation between known genotypes and those measured by NGS approach.
either in target sequencing and in the whole genome sequencing. We were not able to show at present no association of short tandem repeats with ILS, and we have provided a list of putative large repeat new expansions, new loss with the putative large expansion, whose validation is still ongoing. And finally, we obtained data, whole genome sequencing data on patients, of a good number of patients that can be studied also for other kind of variation, not only tandem repeat, and can be also a valuable resources that can be shared with other national and international efforts on the study of the genetic oncology. And then this is a list of publications submitted already for the submission, and of course I would like to thank the team in Milan for the NGS and bioinformatics results, the team in Pisa for the bioinformatics results, contribution medical genetic and neurology in at my unit in Novara. E of course thank you Arisala for supporting our challenging but very nice project at least for us. Nel nostro progetto così arduo ma così bello. Thank you very much. I think in view of time we will have to move on, and perhaps at lunch any people interested in chatting with you could do so. So thank you so much. Sarà più tardi. Grazie molte. Our next speaker, il nostro prossimo oratore, Path for ALS, P2X7 antagonist of tools for ALS, to be presented by Dr. Cinzia Volonté. Presentato da Cinzia Volonté. Good morning to everybody. First of all, I would like to start by saying thanks to Arisla Foundation, to the President, the Advisory Board, and the International Scientific Committee for having sponsored our research through the grant Path for ALS, P2X7 antagonist, as tools for amyotrophic lateral sclerosis. And also I would like to thank for the opportunity to present the results that we have obtained during the 2 years project that was granted to us. There is not much need to introduce ALS to this expert and knowledgeable audience of scientists and patients. And Dr. Petrocelli did already a beautiful job in introducing ALS. I will just summarize the disease by saying a few words. ALS is multigenic, and these are the genes that are mostly involved and linked to both the familiar and the sporadic form of the disease. ALS is multifactorial because many different are the pathways, the mechanisms, and the targets which are responsible for the onset and the progression of the disease. And ALS is multisystemic and non-cell autonomous because non are the mosaic of the cellular interactions that are responsible for the disease. In our lab we are interested mainly to the nervous system, and so these are the cellular targets involved in the disease. First of all, the motor neurons here in green, the oligodendrocytes, the astrocytes in blue, and the microglia. And orchestrating the tight intercellular communications occurring between these cellular phenotypes during the disease, extracellular ATP plays a very central role. As everybody knows, ATP is the key energy molecule used inside the cells. But lately, about 50 years ago, it was discovered to play a major role as intercellular communication molecule by Professor Geoffrey Brunstock. And the receptors responsible for the action of extracellular ATP are both ligand-gated ion channels called P2X receptors
receptors and metabotropic receptors called bound to G proteins and defined as P2I receptors. And these classes of different subtypes of receptors are simultaneously expressed on several different cell phenotypes and particularly also in the cells responsible in the nervous system for the pathological interactions occurring in ALS. Among these receptors, one subtype, the P2X7 receptor, has a quite distinct characteristics from the other receptors, being activated by extremely high concentration of ATP in the millimolar range, presenting facilitated currents after repeated activation by extracellular ATP, and being bound to a pore which is open after activation of the receptor, which allows the passage through the plasma membrane of molecules up to 900 daltons. So enormous effort has been made recently to develop structurally distinct P2X antagonists because the receptor was discovered to have an important role both in the peripheral neuroinflammatory processes but also in the central neuroinflammation. Many diseases are involved with activation and modulation of the receptor and efficacy has been proved to alleviate symptoms of both peripheral and central neuroinflammation. So the aim of our project was to understand ALS possibly through a P2X7 receptor and to use our knowledge to design a translational effort to cure the disease. Of course, it's a challenge, so we were asking if extracellular ATP could be one piece of the missing pieces of this mosaic that we have to fill up to solve and understand ALS. Okay, a previous project always funded by Arisla to our laboratory, in particular to Dr. Nadia D'Ambrosi, had proven that activation of the P2X7 receptor in microglial cells, in particular in the SOD1 G93A microglia, deriving from the mouse model, one of the best animal models for the study of ALS, was activated by microglia activated by extracellular ATP, was inducing an inflammatory pathway in the cells with activation of TNF-alpha, COX, ROS, all inflammatory mediators. Also, we proved that an antagonist of P2X7 receptor called Brilliant Blue G was able to rescue these inflammatory pathways and reducing both inflammatory pathways or upregulating the anti-inflammatory pathways. We also found that the knockout of this receptor, with a surprise, had instead deleterious properties in the mouse model, basically proving that this receptor had a dual role in the disease. The aim of our CAT4ALS project was to test, to strip the collaborative efforts with the pharmaceutical companies and to test and compare the efficacy of two different novel centrally permeable high potency and selective, more selective than BBG, antagonists in the SOD1 G93 mouse model and to likely identify the lead P2X7 antagonist and effective dose to be used to restrain our features, at least the inflammatory and the behavioral feature that we saw before prevented by the use of one antagonist which was not very specific and not very potent. Basically, we were looking for higher potency compounds, low clearance, long life, half-life of these compounds, and of course, high CNS penetrance. We signed a collaboration with Janssen from Johnson & Johnson, and we tested we had the possibility to try one of their non-commercially available compound here called J&J, and with this compound,
around, we saw already a trend in delaying disease onset of about 1 week, as we can see from this Kaplan-Meier graph. We have a trend in decreasing CD68, which is one inflammatory marker, which is gets upregulated when microglia is activated, a significant downregulation of the PTX7 receptor, meaning that we were indeed working on the receptor, and only a trend in attenuating motor neuron VET in lumbar spinal cord. But absolutely no effort on interleukin-1 beta, NOX2 and NFKB, which are mediators of the inflammatory process in microglia. Then, through a collaboration with another drug discovery company, we tested another compound. This is classified information, so I cannot say much more about this compound. And here we call it AXX. And with this compound, we instead found a significant delay in disease onset, but not on survival, a temporary improvement in motor abilities and muscle strength, only temporary because, as you can see here from this graph, the beneficial effects start for about 30-50 days after the treatment, but then it gets lost. A significant upregulation of AIBA1 microglia marker, a downregulation in autophagic markers, a significant downregulation of interleukin-1 beta, and NOX2 and NFKB, which are, as I said before, inflammatory markers in microglia. But no effect different from what we found with the less specific P2 antagonist, the BDG, no effect on an improvement on the M2 anti-inflammatory microglia mediators. Dei mediatori microgliatici antinfiammatori. After these two trials, quindi dopo questi due trial abbiamo concluso che il composto AXX at least for about 19, sembra migliorare i parametri infiammatori e la progressione della malattia di circa 19-20 settimane under a modified drug regimen. We chose the AEAT4598, a commercially available P2X antagonist from Abbott, and because this compound is quite similar to the class of the J&J compounds that we tested before, but I would say with a lot of disappointment, we had to see that there were no effect on general health conditions and motor performance or disease progression and survival. Non c'è un effetto sulla condizione di salute generale e nemmeno sulle performance motorie. C'era invece l'inibizione dei marcatori autofagi, and to degrade aggregated proteins, but there were no effects on inflammatory markers in lumbar spinal cord. There was only marginal protection of motor neurons in lumbar spinal cord. Ma soltanto, so also this compound didn't provide, unfortunately, the results that we were expecting. Della spina dorsale. So due to the strong enantiomeric preference of P2X7 receptor, instead of the racemic mixture used in the first trial, we had, through this drug discovery company, we had access and tested the altomer of the compound, here called AXX2, in order to prove the efficacy and to test on our SOD1 mouse model. In order to increase the time exposure of the compound, per migliorare the compound l'esposizione temporale del composto, but abbiamo provato questo composto due volte al giorno sui topi, ma avevamo paura di avere una concentrazione troppo alta del composto e quindi di andare ad avere una tossicità troppo alta influenzando quindi il this new experimental condition, the daily concentration of the compound was anyway twice the dose that we have used in the first trial. Comunque la dose è stata due volte più alta rispetto a quello che abbiamo usato inizialmente. And disease progression,
only a trend in improving survival and no effect on gliosis and inflammatory parameters. Improvement on neural survival in cervical but not in lumbar spinal cord at end stage of disease. So, summing up, we can say that J&J shows a trend only in slowing disease onset and attenuating motor neuron death in lumbar spinal cord in the mouse model. The AEAT compound elicits no improvement of survival and motor behavior, but a slight protection of motor neurons in lumbar spinal cord, whereas AEXX delays onset, temporarily preserves motor abilities and muscle strength, directly with pro-inflammatory and modulates autophagy markers in lumbar spinal cord. And the AEXX2 shows a trend in improving survival. Ritarda la malattia, però è solo un ritardo temporaneo, mentre la AEXX2 dimostra una tendenza a migliorare la sopravvivenza. And the racemic mixture tra i tre antagonisti testati, AEXX è il composto più significativo fornisce i migliori risultati di miglioramento della SLA to restrain selected pathogenetic features of ALS. But reading this beautiful citation by Marie Curie, vorrei leggere that seems written for ALS, nothing in life is to be feared, it's only to be understood. Niente nella vita è da temere, ma solo da comprendere. Quello che abbiamo capito attraverso questo progetto è che il recettore P2X7 è coinvolto nel meccanismo che sostiene la neuroinfiammazione, il componente neuroinfiammatorio della patogenesi SLA, il P2X7 elicita degli effetti promettenti del miglioramento almeno in alcuni aspetti della SLA e nuove tecnologie e regimi farmaceutici porteranno un grande incoraggiamento per il futuro terapeutico e il futuro dello sviluppo. And for instance, could we increase the efficacy of the AEXX antagonist by modifying the time and dose parameters of our experimental preclinical protocol or by profiling peripheral versus central P2X7 antagonism or by a combinational therapy co-targeting a different pathogenetic mechanism? Un'altra domanda è se possiamo aumentare l'efficacia nel profilo periferale versus quello centrale dell'antagonista e se è possibile migliorare la combinazione tra la terapia dottor Bendotti e dottor Freschi che bersaglia il target e i vari meccanismi patogenici. Tutti per il lavoro eccellente. Vorrei ringraziare la Drug Discovery Company per averci fornito i composti AEXX e in particolar modo il dottor Bhattacharya per averci fornito il composto J&J e la Fondazione Santa Lucia, il laboratorio 111 per aver reported today. Concluso e aver portato avanti questo lavoro che vi ho presentato oggi, vorrei ringraziare la dottoressa Susanna Amadio, Sabina Poloni, Paola Fabrizio, Giuliana Napoli, Chiara Parisi e Veronica Verdile. Vi ringrazio molto per l'attenzione. Thank you very much. I think we are going to have to move on. Grazie, to the next penso che dovremmo andare avanti con il prossimo relatore e le persone interessate possono contattare e parlare con te durante il pranzo. L'ultimo relatore di questa mattina on growth factors in ALS, on protein engineering of growth factors for promoting motor neuron survival in ALS to be presented by Professor Ermano Gherardi. Professor Ermano Gherardi.
che ha studiato la produzione di nuove proteine tramite tecniche di ingegneria genetica da utilizzare per la produzione dei motoneuroni nella SLA. So, apologies for the technical hiccup. It's a true pleasure to be here. I think the clear from what has been said throughout the morning that the urgency and importance of what ISLA and ISLA are doing are in front of us all. And I'd like to thank the people who made these two charities possible. Vorrei ringraziare le persone che hanno reso tutto ciò contribution, possibile. Our contribution to this symposium. Il nostro contributo a questo engineering of growth factors potentially for therapy of several neurodegenerative diseases and other degenerative diseases. We hope that amyotrophic lateral sclerosis. Speriamo che la SLA possa essere inclusa nella lista di malattie neurodegenerative a cui possa essere trovata una cura. In our laboratory at the University of Pavia, which is an ancient university city for those of you una vecchia città universitaria per coloro che vengono da lontano. Senior postdoc who've been involved in this work, Luisa Iamele and Hugo De Jong, as well as a very talented PhD student who is much more handsome than what it looks from that empty gray square, but I've lost his picture in transferring data from an old laptop to molto a newer capace one. So anche I apologize to Giovanni De Nola, che ha un aspetto migliore rispetto a quello che sembra dalla person foto. È una persona molto importante and e ha fatto un Pavia importante lavoro nel nostro progetto. On structure and engineering, which is the main interest of the laboratory. All the work that has concerned cells and in vivo tutto experiments il lavoro che has been riguarda le cellule e le ricerche in vivo è stato Caterina Bendotti, Massimo Mortarolo, Antonio Valarola, Roberta Di Gioia, already mentioned Mattia Freschi. And I think that very rarely in my life have I met a group of people with the level of commitment and firmness and enthusiasm that I've seen in this laboratory at Mario Negri. So it's been a true privilege to collaborate with this group. È stato molto importante, quindi sono molto felice, è stato un piacere poter lavorare con questo team. Because we're running late. È molto tardi, we'll quindi cercherò di essere breve. Signaling system, which is a growth factor called HGFSF. The acronym is complex and double due to independent discoveries in Japan and in the UK. This ligand questo works è through a è receptor, stato which is a tyrosine kinase, encoded by the c-MET proto-oncogene. So I will refer to it as the SF-MET system for simplicity. And we have explored the possibility of engineering fragments of this growth factor for therapy. Why is it so, and why is in the context of neurodegenerative diseases such as ALS?
nell'ambito delle malattie neurodegenerative, come appunto la SLA. Dopo anni abbiamo scoperto che si sono portate avanti degli esperimenti medici con i topi. And I can say just in a few words that this system is crucial for the development of several major epithelial organs not relevant to this meeting, but it's also essential for the migration of myogenic precursor cells into the limb, so there'll be no muscle in your arm and in your legs without the signaling system operating. The ligand pulls the myogenic precursor cells in the limb and allows the development of skeletal muscle. Muscoli scheletrici con il movimento delle mani e delle braccia. And another major role that the signaling system has in the context of un altro ruolo fondamentale per questo sistema di segnalazione biology is the fact that it controls the expansion of the growth cone and axon guidance for specific groups of sensory as well as motor neurons. And this has been studied very thoroughly by colleagues of us at King's College London, and I think it's also very relevant to the underlying potential physiological roles of this che hanno system. Sottolineato importanti finally, this is a piece of work which is, I think, very important, came from Japan a number of years ago, and it's work that shows questo lavoro è arrivato dal Giappone. The system seems to be having non funziona, sembra che ci sia qualche problema. The experiment shows that if you breed a transgenic mouse that overexpresses the SF ligand in neurons di un topo and the transgene that has been mentioned already several times and which we have used as well, then you delay disease onset in this transgenic model of disease and you extend the survival. So I think both the physiological data and experiments along the lines of this one made us interested in exploring the possibility of using SF in therapy, at least in preclinical models. And questi argomenti. There is no reason in principle why the growth factor, the natural growth factor, can not be used in therapy. And in fact, this is exactly what several groups in Japan are doing. Nella ricerca. But è quello che stanno facendo, per esempio, in Giappone. Protein is very complex. It cannot be expressed in bacteria and in yeast cells, for example. So it's very expensive to produce, è molto costosa and it is unstable. Produrre, ed è anche instabile. So the approach of our laboratory has been to try and derive from the natural molecule fragments that are far derivare dei frammenti as well as more stable than dalla molecola natural naturale ligand. In modo che fossero meno dispendiosi, costosi. In the interest of brevity, I will not go through the structural work and the protein engineering work, but I need to summarize a couple devo of concepts riassunto, at least. Devo riassumere alcuni concetti. What you see in this cartoon is the main structure of the ligand in the second line and the domain structure of the extracellular portion of the receptor at the top. La porzione della extracellulare ligand dei receptori. And receptor are very complex proteins. And here you see si vede una the crystal structure complessa of the ligand in complex with the fragment of the receptor. And there is just one point I'd like to make. You see that there are several protein domains in the center that engage two copies of the MET receptor, one is on the left and one is on the right. Sulla destra, l'altro sulla sinistra. So the ligand is bivalent. Quindi, there are two crystallographic interfaces in this complex. The one on the left here is a high affinity interface. The one on the right is a low affinity interface. And the approach to protein engineering has been to study the crystallographic interface which corresponds to the high affinity binding site and build a protein that retains this binding site, but it is smaller than the natural ligand and which is possible to produce in bacterial cells, which is what Giovanni De Nola achieved. Giovanni De Nola so we produced this protein and we took it
in person to Mario Negri in Milan. We went to Milan, we gave the protein to our colleagues there, and our colleagues first investigated the activity of this fragment of SF in co-cultures of cortical astrocytes and spinal neurons, and they demonstrated the ability of this protein to protect these neuronal cells from the death that occurs. These are cells that come from the SOD transgene. Everything that I say from now on is from work on the SOD transgene. So this was initial work in vitro to demonstrate the activity of the engineered protein fragment. And the protein fragment was then moved into in vivo studies, again on the SOD transgene. This was a relatively short-term or shorter-term treatment compared to one which I'll discuss in a few minutes. Protein was given to these mice from the time at which disease takes off. The onset of disease in this particular genetic background is around 98 days. From that moment forward, the protein was given, and a number of parameters were investigated. What you see here is the effect of three doses of the fragment of the growth factor on grip strength and motor deficit. The onset of the motor deficit in both cases, there is a clear effect, in the, especially in the early stages of disease progression. What you see here is that the protein delays the loss of spinal motor neurons. This is in vivo work, this is counting neurons, and again the fragment shows interesting activity in this context. It decreases the denervation of neuromuscular junctions. It decreases astrocytosis. It does not decrease IBA1 positive microglia, but decreases macrophagic microglia in the spinal cord. Diminuisce anche la microglia macrofagica, this was an interesting observation, I think it increased the level of IL-4 in the tissue. This led Massimo and Antonio and Caterina to investigate the number of the potential role of the immune network in disease progression and the ability of this protein, this engineered protein, to modify this status. And what they find is that there is an increase as a result of treatment of the number of regulatory T cells, of Treg, relative to the number of CD8 positive cells. Based on these data, one further experiment and final experiment was carried out, in which treatment was administered exactly according to the protocol that we use for the first experiment, the results of which I've just outlined, but treatment was continued essentially until the animals died. And this experiment gave us additional data, including much food for thought. It confirmed the activity of the protein and its effect, its protective effect on motor deficit, especially in the early stages of disease. But the protein did not affect the outcome in terms of the late stages of disease or survival. And I think this is a very important point, very important message to take on board. So let me conclude the work on this, the results on the work of this, on this particular protein. And I think I can say that this new engineered fragment of SF prevents the loss of motor neurons in astrocyte spinal neuron co-culture. This was very, very clear. The protein delays the onset of neuromuscular deficit, reduces the
loss of motor neurons in the spinal cord decreases the level of denervation of neuromuscular junction when administered in vivo to the SOD1 mice. It further reduces astrogliosis and macrophagic microglia, and the infiltration of CD4 plus and CD8 plus cells while upregulating the number of Treg cells in the tissue. Nel midollo However, spinale, the protein does not modify the activation of T cells in the very late stages of disease, nor does it improve paralysis and survival in the longer term experiment. SFF tuttavia non modifica l'attivazione delle cellule T, alla fine these latest results are clear indication of the challenges ahead. Sopravvivenza. But I'd like to tell this audience that if a transgene can delay onset but also increase survival, se la protein engineering and protein structure can do that as well. It just requires more work. And I think that the therapy for this disease are clearly therapies that go to the cause of the disease. But I also believe that in the context of a combined approach to therapy, there is certainly scope, in my view, for molecules such as this one that exert activities which is very clear at a number of levels that affect disease progression. Thank you. Molto importanti che possono avere effetti sul progressione della malattia. Grazie molto. Thank you very much for grazie this molte per exciting entry questa into interessante hopeful pharmacology of this disease. Presentazione sulla farmacologia della has malattia. A presentation to be made before abbiamo una presentazione da fare prima del pranzo. La vincitrice del progetto del 2016. I would just like to della nostra Dracolare del 2016. Chiamerò uno per uno qui sul palco e saranno premiati con una targa Arisla che verrà consegnata da Silvia Fuspotti, la vicepresidente della fondazione. E ti chiederei un secondo, insomma, uno per uno di venire su I e poi like di restare per una brevissima foto, quindi vi chiedo gli ultimi tre minuti a prima picture, del pranzo. Just 3 minutes before the lunch. Chiamo il PI di progetto, il coordinatore di progetto o chi è stato reclutato quest'oggi se ask you to come here, so the main coordinators of the projects. Per il progetto di DRNA and ALS, coordinato da Fabrizio Dada di Padagna. Fabrizio. Eccoli. Fabrizio Di Faiani. Grazie. Thank you very much. Per il progetto EXO-ALS, chiamo la dottoressa Raffaella Mariotti. I call the professor Raffaella Mariotti. Per il progetto SUM-ALS, chiamo la dottoressa Antonia Ratti. SUM-ALS, I call the professor Antonia Ratti. Per il progetto SNOP chiamo la dottoressa Tania SNOP, Zaglia. I called Professor Tania Zaglia. Per il progetto GPR 17 ALS chiamo la dottoressa ALS. Marta Fumagalli. Professor Marta Fumagalli. E per il progetto and for the project Stressfus chiamo il dottor Alessandro Rosa.
Dr. l'unico rappresentante maschio del... The only man. Vi ringrazio molto per la vostra partecipazione questa mattina, in questa sessione, e possiamo andare a pranzo e torniamo per, dovrebbe iniziare alle 2, se possibile alle 2, per la sessione molto intensa che ci sarà nel pomeriggio. Grazie mille. Thank you. Grazie. Io come fai a parlare così tranquilla? Sembrava tranquilla. Ma va bene. Sembrava dove dobbiamo andare? Allora, pranzo su. La giuria.